È finito il primo tempo, 0-0 tra la Virtus Castelfrentano e l'Atletico Francavilla. Un bel primo tempo, gioco equilibrato, due squadre, sicuramente una, tutte e due saranno protagoniste in questo girone. Il Francavilla è una bella squadra. Adesso all'intervallo mister Gabriele Di Felice ha predisposto nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo una esibizione dei ragazzi della scuola calcio, veloce per intrattenere anche il pubblico e i genitori dei stessi ragazzi. C'è un'esibizione molto veloce dei ragazzi, sono schierati in due parti qua con la classica maglia giallo-rossa e da quest'altro con la divisa di allenamento societaria nero-azzurro. C'è mister Roberto Verna da questo lato e il mister Gabriele da quest'altro lato. Andiamo! C'è anche Nicola Di Campli, l'altro mister che coadiuva. Ecco, una partitella molto veloce nell'intervallo anche per intrattenere il pubblico. E anche un omaggio ai genitori dei ragazzi che si stanno esibendo. Dai, su, giochiamo, dai! I ragazzi si stanno esibendo, si divertono giustamente, hanno fatto anche i racchetta palle. È ovvio che si devono divertire, è un bel pomeriggio di sole, temperatura gradevole, proprio caldo, ecco. Pubblico delle grandi occasioni, qua c'è il presidente e il socio Travaglini, sempre qua presente. Il pubblico non è tanto numeroso, si vede che stanno cogliendo la liva. Sì, sì, l'ho organizzato io. Castellini. Sì, Castellini, hanno fatto fumogeno, sì, tutte cose. Sì, sì. Beh, ma bisogna rifarlo spesso, farlo entrare sempre i ragazzini. Mo cambiamo gruppo, perché ho visto che il gruppo dei Pulcini non ha risposto bene. Il prossimo è quello di Gabriele, che sono più compatti. Anche Gabriele porta. Sì, sì, lo porta lui, è vero. Ecco i ragazzi, esibizione prima del rientro del secondo tempo. Adesso ho fatto una chiacchierata col presidente Gianni Pasquini. Ecco i ragazzi. Rincorrono il pallone. Adesso passiamo a qualche foto. Interrompo questa partitella, questa esibizione, chiamavano esibizione, che è massimo 10 minuti onde consentire il rientro delle due squadre dopo il riposo. E la ripresa per il secondo tempo. Per notizia 0-0 tra Virtus Castelfrentano e Francavilla, Atletico Francavilla, 0-0. Due belle squadre e lo dimostra il fatto la classifica di ambedue le squadre. L'Atletico Francavilla, se non erro, si trova a 9 punti, mentre noi ce ne troviamo a 10, ma se non erro il Francavilla deve recuperare una gara. Adesso mi passo alla versione foto. Signori e signori, ci vediamo per il secondo tempo.